Se notate i capelli diversi, di nuovo rosa, è perché questo video l'ho girato qualche settimana fa, ma solo ora ho avuto tempo di editarlo. Spero vi sia utile. Buona visione! Ciao a tutte patatine e patatini, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per registrarvi un video sui miei fondotinta. I fondotinta che ho sempre amato e che credo amerò per sempre, perché fino adesso sono stati per me quelli che sono sempre riusciti a coprire i vari difetti del mio volto e che fino adesso sono stati anche della texture e della colorazione che ho trovato più simile al mio incarnato. Ovviamente questo video è soggettivo perché non abbiamo tutti lo stesso tipo di pelle, non abbiamo tutti lo stesso colore e soprattutto non facciamo durante la giornata tutte le stesse cose per dire a me dura in un certo modo, a me dura in un altro modo. I fondi che vi farò vedere sono 6 e come vedete sono tutti di marche differenti tra loro. Inizierei con i primi fondi che ho scoperto fino al punto all'ultimo. Il primo è questo qua della Sleek, che è appunto il Cream to Powder con SPF 15. E questo qua è della tonalità 701 Oyster. Se mi seguite da tanto sapete che questo era il fondotinta che utilizzavo praticamente sempre, che ogni volta dicevo che mi piaceva tantissimo e tuttora è così. Infatti ogni volta mi riprometto di ricomprarlo perché comunque non è che costa tantissimo, però non lo faccio mai, però un giorno lo comprerò. L'unica cosa che sto notando è che era leggermente più scuro rispetto al mio colore naturale, insomma. Comunque un fondo veramente super coprente, come potete notare è appunto compatto, quindi non è liquido, è un effetto mousse quando lo prelevate e con il pennello mi trovavo molto meglio che con la spugna, perché col pennello lo andavo a distribuire meglio su tutta la pelle. Poi grazie a mia cognata avevo scoperto questo qui che è il Cubrance di Avène, perché insieme avevamo scoperto che ne parlavano in qualche video, non mi ricordo chi, però comunque sia l'avevamo voluto provare anche noi e la colorazione che avevo preso io era più scura e più gialla rispetto al mio incarnato, infatti la 02, pensando fosse giusta. Però sicuramente la 1 è il colore giusto per me. E anche questo fondo amatissimo perché copriva praticamente tutto, 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 i brufoletti rossori, senza poi andare magari a stendere il correttore dopo, prima, insomma, veramente copriva già dalla prima passata. L'effetto è un po' effetto torta insieme a questo qua, perché essendo fondi compatti e belli corposi, tendono a lasciare un po' il viso, insomma, poi dipende da quanto ne stendete, ecco. Io avevo e ho purtroppo tanto da coprire ultimamente anche, ovviamente mi fanno effetto torta, però dipende da quanta quantità ne stendete, ecco. Questo qua in particolare è molto più coprente di quello di Sleek. Poi avevo scoperto questo, il Revlon Color Stay della tonalità 150 Buff, che in Italia tuttora non vendono, e questo lo trovavo solo su All Beauty e lo trovo tuttora solo su All Beauty. Non l'ho più ricomprato, a parte il profumo che non è, vabbè, la cosa principale per cui uno compra un fondotinta, però ha un profumo veramente buonissimo e ti lascia la pelle tutta super profumata. Copre, perché copre, a me copre, perché a me in quel periodo in cui lo utilizzavo non avevo tantissimi brufoli, ecco, c'è da dire anche questo. Però copre l'indispensabile, dovevo per forza poi passarci un po' sotto il correttore, anche un po' sopra per coprire meglio. Però l'incarnato che mi dà questo non me lo dà nessuno, cioè questo mi dà proprio l'effetto naturale. Mi piace tantissimo e mi continuerà a piacere questo, infatti sarà uno di quelli che comprerò anche questi in futuro e dicevo, la tonalità purtroppo in Italia non la trovo, ma su All Beauty sì. Poi ho scoperto il Derma Blend di Vichy. Tutte quante me ne parlavano e tutte quante me lo consigliavate sotto i video perché appunto avendo questo po' di cose da coprire mi dicevate Gloria prova il Vichy Derma Blend e alla fine l'avevo acquistato insieme a mia cognata. Qua intanto c'è colla di ciglia finte ciuffetti di ciglia vabbè della serie come tengo bene i miei fondi vabbè lasciamolo attaccato. Comunque questo qui mi piaceva tantissimo, l'unica pecca è che è troppo scuro, infatti è praticamente finito, cioè tanto così. Però questa è della tonalità 15, la più chiara che vendono qui in Italia, credo. Non so se ne esistono di più chiare, mi sa di sì, però qui in Italia ovviamente vendono dalle scure in poi, non capisco perché hanno questa idea che noi italiani siamo tutte scure, ma chi l'ha detto? Cioè, io sono più bianca di un fantasma e non riesco mai a trovare il fondotinta adatto. Vabbè, questo qua infatti lo mixavo insieme ad altri fondi un pelo più chiari per ottenere il risultato perfetto, insomma, o quasi. E questo ha una coprenza veramente altissima. Non posso dire niente contro questo fondo. E anche questo fa un po' effetto torta, anche questo sì, perché è molto, molto pigmentato, anche questo molto corposo e quindi tende a lasciare un po' la pelle lucidina, infatti se lo mattificate poi fate ancora più effetto torta, dipende da cosa dovete coprire e quanto ne mettete. Qui. Però è super super figo, peccato per la colorazione. Passiamo poi all'amore della mia vita, che da quando l'ho scoperto, l'avevo scoperto prima di alcuni
fondi che vi ho fatto vedere, però cercavo sempre un'alternativa meno costosa, perché comunque sia non costa poco, e quindi ho sempre cercato di trovare dei dupe meno costosi, però volendo guardare con la Procard uno va anche a risparmiare, eccetera eccetera. Vabbè, comunque sia, questo fondo l'ho sempre consigliato e sempre lo consiglierò, perché boh, per quelle che hanno i miei stessi problemi, secondo me è la combinazione perfetta tra naturale e coprente, cioè è una cosa, io lo amo veramente, mi fa la pelle matte, ma non me la secca troppo, non mi evidenzia le pieghette, mi dura tutto il giorno, mi copre quello che deve coprire. Ovviamente se uno ha come questa, in questo caso i brufoli evidenti, cioè puoi coprire il rossore, ma comunque la cunettina non è che è argilla che ti fa la pelle, ti va a coprire i rossori, va a coprire le discromie, copre quello che deve coprire, quindi è veramente un fondo ottimo. E sono passata dall'NC15 all'NV15 all'NV10, quindi adesso dal sottotono giallo che hanno gli NC sono passata al sottotono rosa che ha l'NW, a me viene da dire NV, però insomma capitemi. E questo qua è l'NW10 ed è, secondo me, ancora troppo scuro per me. Cioè, veramente, io quando esco vado tipo sotto al sole e vedo proprio la differenza, scuro, chiaro, cioè è una cosa assurda, io sono troppo troppo bianca, ho un colorito stranissimo che il video non rende neanche, perché non rende, dal vivo è veramente assurdo il mio colore, non si riesce a categorizzare, ad etichettare, non lo so. Quindi per adesso l'NW10 si avvicina al colore che ha la mia pelle e niente, rimarrà per sempre nel mio cuoricino. Poi ho scoperto il Born This Way di Too Faced. Moltissimi mi chiedete la review di questo fondotinta, infatti qui ho questa valigettina bellissima dove contiene tutte le colorazioni e le tonalità che ha creato Too Faced della linea Born This Way, e adesso ve le faccio vedere. Per curiosità vi faccio vedere che figa che è questa valigetta. Vabbè, al suo interno è fatta in questo modo. Poi in un altro scomparto troviamo tutti i fondi. Come vedete io sto utilizzando la tonalità dopo la più chiara, la seconda tonalità, perché questo fondotinta è riuscito a, come si dice, ad adattarsi al colore della mia pelle. È leggermente più giallino del mio incarnato, perché sono tutti con un sottotono un po' giallo, però devo essere sincera, questo che è il secondo, perché il più chiaro è porcellana, questo è il secondo che è avorio, è, cioè veramente va già bene. Ho fatto un periodo ad utilizzare anche questo, però poi sono passata alla tonalità più scura, quindi dipende poi ovviamente adesso dal periodo. Questo qua adesso l'ho messo un attimo da parte perché sto riutilizzando lo Studio Fix di MAC, che tra l'altro non vi ho detto ma è lo Studio Fix Fluid con SPF 15 di MAC. Quindi niente, molte mi avete chiesto che cosa ne penso di questo. Io del Born This Way devo dire che è veramente un bellissimo fondo, non è coprentissimo, è classificato come alta coprenza, però non è secondo me ai livelli dello Studio Fix e del Derma Blend, perché comunque sia, se io penso ad alta coprenza penso a quei fondi. Non è altissima coprenza, soprattutto per i problemi che ho io, quindi di acne bella potente, e non è altissima, però copre, nel senso che due passate già riesco a coprire perfettamente, però devo fare due passate. Il finish è molto molto sheer, quindi dà quell'effetto naturale semilucido, ma non del lucido appunto quello oleoso, ma il lucido di quello brillante, di quello luminoso, ed è molto bello, infatti mi piace tantissimo, però adesso sono passata a riutilizzare lo Studio Fix perché è l'amore della mia vita, non ci posso fare niente. Questi sono tutti i fondi preferiti di Gloria. Spero che vi sia stato utile questo video. Ultimamente ho una pelle schifosissima, questo perché c'è una spiegazione nei vari get ready che ho fatto, nei vari tutorial che ho fatto ultimi, ecco, perché prima non era così la mia pelle. Due o tre persone hanno notato che la mia pelle è veramente peggiorata e hanno anche detto ma con tutto quel trucco in faccia vai a peggiorare la situazione, ecco perché ti crescono i brufoli, bla bla bla. No, io i brufoli li ho sempre sempre avuti perché ho un problema ormonale di base. Infatti ripeto, chi mi segue da tanto lo sa, perché chi mi segue dagli inizi, dove appunto il mio viso era in primo piano prima di un trucco, dove si vedevano tutte le magagne sul viso e dove vedevano appunto col passare degli anni la mia pelle cambiare, è perché prendevo la pillola. La pillola mi ha aiutato sotto un certo punto di vista all'inizio ad avere la pelle diciamo decente. Ho sempre avuto brufoli anche durante la pillola, durante l'assunzione della pillola. Adesso sono 3 mesi, quasi 4, che ho smesso di prenderla e
tutto questo casino mi è uscito per quel motivo, perché ho smesso la pillola, non perché sto usando dei fondi e perché mi trucco d'estate, no. Ovvio, il trucco d'estate, il trucco col caldo, tappare sempre tutti i giorni la pelle non fa assolutamente bene anche a chi ha la pelle perfetta. Però se io ho problemi ormonali, posso stare anche tutto il giorno a lavarmi la faccia, a non toccarmi il viso con le mani, a tenerla super super idratata e sotto controllo, che se ho i brufoli, ho i brufoli. Cioè se il problema è interno, ciò non cambia, capito? Quindi questa è la risposta a coloro che mi dicono ma con tutto quel trucco, no, non è per quello. Cioè volevo un attimo puntualizzare che ovviamente se usate dei fondi che hanno dentro schifezze e non aiutano la vostra pelle, lì fatevi due domande, magari evitate di usare prodotti troppo aggressivi e troppo pesanti per il vostro tipo di pelle. Vabbè, una cosa che volevo puntualizzare, perché tante volte c'è anche un po' di disinformazione o gente che magari vede la mia pelle per la prima volta e fa andare le mani, quindi era un attimo una cosa per farvi capire che non tutte le prime impressioni sono quelle giuste. Spero che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia, vi sia stato anche utile. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao patatine e patatini!